ma adesso guardate quanti siamo, vediamo se riusciamo a farci tutti. È un gioco di squadra per noi, dobbiamo unirci e contrastare su tutti i livelli della mafia, dal punto di vista educativo, politico, culturale, perché così come più volte raccomandato proprio con il Sergino, nei vari incontri che abbiamo fatto in passato delle scuole, delle varie politiche, la lotta antimafia deve essere un momento culturale. Poi prima anche che non l'avevo avuto, di cui si è delle frasi che io ultimamente dico alla carattere, che vede spesso anche in cose di TV, quando riguarda l'azione di prospettiva, che spesso si è convinti che la lotta antimafia deve essere fatta dal punto di vista, diciamo, della polizia, delle forze dell'ordine. Grattelli ripete più volte che nella sua provincia di Reggio Calabria si contano circa 10.000 africani. Quando anche si fa un'operazione in cui si porta in galera 150, anche 200 persone, bisogna, sì, bisognava le portare in corretto. Dicevo, quando Grattelli ha fatto questa riflessione, quando si portano in galera 150, 200 africani, ma di rimangono in libertà altre 9.800, cos'altro può fare la stessa investiva? È per questo che noi dobbiamo cercare di fare questo movimento, studiare la cosa cosa è un mafioso, analizzarlo, capire i propri meccanismi e scendere in campo, contrastarlo a tutti i livelli. Lotta, o se tu abbia l'età, non è una lotta che deve avere età per poterla fare. Tu sei pure giovanissimo,
a livello, diciamo, di formazione, cioè proprio con ragazzi che erano sempre stati anche i giochi di potere, chi vive l'associazionismo e anche la vita, tra virgolette, politica, queste cose le può capire meglio di me, dove si gioca spesso e volentieri, già quando sono giovanissimi nei partiti si allezionano a come fottere il compagno, no? A schierarsi con la corrente vincente, ma noi di questo non ce ne frega niente. Nel nostro movimento non è che tu ci vieni che vai avanti se sei di destra o di sinistra, se sei di centro, giallo, quello che tu sai fare e che puoi fare. E la cosa bellissima è che riunisci un mondo variegato, siamo riusciti a fare un pochino quello che poi è riuscito a fare anche la mafia. Che la mafia alla fine è d'accordo tutti, destra, sinistra, centro. Il problema è che tanti mafia spesso e volentieri tende a dividersi, a frazionarsi, hai uno più bravo di te, hai uno, ma non c'è più niente. Noi vogliamo essere giusti nella mafia. Però vogliamo essere uniti, non avere patenti, tra virgolette, di non più stato, che non ce ne spettano, non ne vogliamo più guidare, vogliamo più guidare. Soprattutto valutare in base all'onestà le persone. Lavorare anche con la politica, perché poi il passo è breve tra tutti i colpevoli e nessun colpevole, è previsto. Noi abbiamo il dovere di dialogare anche con quella parte politica sana che c'è in partito. E non perché non si parla con quello del consigliere, perché non si vuole, perché è tutto, ma magari a livello locale ci sarà un bravo consigliere comunale che è iscritto al consigliere che fa. Ma a me che me ne frega, l'importante è che sia una persona onesta, ci piace, ho il dovere di dialogarci. E noi ma perché adesso? E allora, noi che siamo molto più avanti con questo, perché noi, la nostra generazione, è quella che non ha vissuto, diciamo, le parti dove davvero c'era una forte contrapposizione politica, non esisteva ancora l'Unione Sovietica. Noi siamo nati, siamo cresciuti, tra virgolette, dopo la caduta del muro di Berlino. E la cosa bella è che io potrò avere dentro di me i miei vari ideali, i miei miti, ma io insieme a Che Guevara non ho timore a metterci accanto a un Borsellino, che era risaputo da tutti essere un uomo di destra, Giovanni Falcone, Antonino Scopettini, cioè moltissimi ragazzi, soprattutto quelli nati poi negli anni 90, quei pochi che decidono di impegnarsi, vedono come esempio, molto di più Giovanni Falcone un perfino vantaggio, piuttosto che il mito della rivoluzione, d'ottobre, di questo e di quell'altro. Alla fine quelle sono le cose belle. Io vi invito che faccio poi a seguire le attività di Raffaele, di Antonio, a mettervi sempre di più in rete tra associazioni, la rete degli studenti, che crede sulla rete. E poi sfruttare i mezzi che abbiamo a disposizione, Facebook, tutti. Ogni volta io sono un grandissimo, penso che mi dovrebbero fare azionista onorario di tutte le aziende di telecomunicazione più importanti in Italia e adesso anche di Facebook. Io dico sempre sfruttare questi mezzi. Ce li abbiamo, i nostri genitori non ce li avevano. I nostri genitori potevano parlare con un compagno di banco al massimo con il cugino di casa. Noi abbiamo la possibilità di affacciarci sul mondo, di raccontare storie, di scrivere le storie. E se mi fossi adagiato, ma tanto prima o poi qualcuno la racconterà la storia di Scopettini. Non l'aveva fatto nessuno, se oggi mi hanno scritta io, in stile di Wikipedia, no, aggiungo un professore, non abbiamo aggiunto. Anche voi quindi avete la possibilità di raccontare le storie, di vivere la vostra comunità e di farla, di condividerla, di volerla cambiare, di volerla rinnovare, di dire le cose che non vanno. E quando vi arriveranno dicendo che voi parlate delle cose brutte, che volete male al territorio, perché voi dite che c'è la mafia, dite che ci sono le catanesi, c'è la grandine, parlate dei buoni, quando vi diranno così, saranno pochi di quelli che ve lo diranno. Perché voi in quel momento state facendo una cosa normalissima, quando si vede magari un nostro fratello, una nostra sorella che sbaglia, uno schiaffo vale più di mille parole, allora continua a prendere la schiaffa, si prende la schiaffa che vuoi bene. Se una persona non fa nessuna cosa, una persona non se ne frega niente, semplicemente non se ne interessa. E è sciocco chi pensa che la nostra battaglia, che la vostra futura battaglia, è una battaglia soltanto di negatività. È l'ultimo atto di speranza che qualcuno può fare. Prendere a schiaffi le nostre terre, farvi uscire dall'indifferenza, farvi uscire i nostri genitori, i nostri zii, da quel clima di totale.